Buongiorno a tutti, quest'oggi non c'è la live classica del nostro canale, quella della Trading Room del lunedì, però puntualissime ore 19 arriviamo con un'analisi sui vari mercati, farò un'analisi su tre mercati in questo momento e cercherò di mostrarvi quali sono le nostre idee qui in Air Forex e quelle che sono un po' addirittura anche le nostre operazioni, perché in realtà vorrei mostrarvi proprio tre mercati nei quali io sono dentro, nei quali queste operazioni sono state condivise appunto con gli utenti del Platino e dove vorrei andare a e cosa vorrei andare a vedere e dove vorrei andare a prendere profitto. Allora, partiamo dall'euro-dollaro, che se ovviamente seguite il canale sapete che stavamo cercando un'entrata short. Sono entrato in realtà proprio la settimana scorsa con questa dinamica short molto interessante che c'era sul mercato. Ovviamente è sempre un mix tra daily e weekly. Avevamo avuto questa dinamica di swing molto chiara. Sapete che noi guardiamo principalmente quelle che sono le dinamiche di prezzo e praticamente dopo aver visto quello che è successo sono entrato praticamente su breakout di zona 20 e 50 dopo lo swing sul daily che vedete qui in azzurro. E poi c'è stato proprio il movimento di volatilità sotto 1,2050, ma addirittura anche sotto 1,20, che ha confermato il tutto con una chiusura settimanale così. E adesso cosa mi aspetto? Mi aspetto una continuazione. Tant'è che non ho ancora preso profitto, ma ho diciamo inserito un target di profitto sulla posizione proprio in questa zona dove vedete la lineetta tratteggiata, praticamente questa zona, vedete qua. La zona 1,18 e 40. Questa è, diciamo, la zona primaria dove l'euro-dollaro potrebbe fermarsi un po'. Non sto dicendo che debba poi qui ritornare long, però in ottica di portafoglio, in ottica di trading, a mio avviso qui, visto che ho altri due trade investiti sul dollaro americano long, che sono sterlina dollaro e dollaro americano sul dollaro canadese, che tra poco vedremo. Decido ovviamente che in certi punti strategici per degli studi, sia di estensione di volatilità che di livelli di domanda, va preso il profitto. Quindi mi sono messo un target lì a 18,40 sull'euro-dollaro. La view al momento quindi è ancora di debolezza, però iniziamo a essere più vicini a livelli, almeno nel breve, di possibile domanda di euro. Da qui passiamo su sterlina-dollaro, che anche qui, come vedete, tiro via un po' di cose, così è più chiaro. Sono entrato short sempre condividendo il mio posizionamento con gli studenti che sono iscritti alla scuola di trading Platinum di Here Forex. E in questo caso molto bello perché, tra l'altro, se vi ricordate anche dagli ultimi video che ho fatto, vi ricordate i più 500 pips presi, sempre condivisi con gli utenti Platinum proprio su questo movimento long, chiuso a poco sotto 1,42, 1,41,98, mi sembra qualcosa del genere. E nel movimento short c'è stato proprio l'arrivo perfetto su questa zona. Tra l'altro, questa zona è una zona importante, arrivava proprio su un livello molto molto chiaro di possibile offerta, livello chiarissimo sul grafico mensile con chiusure ovviamente che rimanevano circa al di sotto di 1,42, andandolo un pochino a ritestare con delle estensioni anche sulla sterlina che avevano come punto proprio di, come dire, di estensione l'area 43. Io poi a 1,42 ho portato a casa il profitto, come sapete, come avete visto all'altro video. Il settimanale ovviamente ci mostra questa bellissima last kiss con tocco dell'1,42 livello chiave. E in questo caso abbiamo la prima zona dove si è seduto è l'1,38, che in effetti si è seduto venerdì, ma il mio take profit in questo caso, l'area dove vorrei prendere profitto, è la zona da dove era partito il mio long, che è la zona praticamente 1,36,60. In questo caso quindi ho messo un target, in realtà potremmo avere anche un ritracciamento più intenso se andiamo a prendere tutta quella che è anche questa, diciamo, questa barra last kiss, ecco qua. Vedete che l'area 1,3320, 1,3316 corrisponde con la zona 261,8, che corrisponde con la zona verde da dove era partito tutto il movimento long. E quindi, in ottica di medio-lungo periodo, potremmo anche avere un ritorno verso questa zona prima di un ulteriore successivo relong del mercato. Per
Però in ottica di breve termine, ovviamente, la prima zona di presa profitto diventa questa zona dove ho inserito il mio target, che è 161,8 e che corrisponde anche con le chiusure di queste settimane, e che preferisco, ovviamente, sempre l'ottica di breve termine, di incassare, con l'idea che poi, una volta che si dovesse fare anche l'1,36, poi magari potrebbe anche swingare, e se deve fare un movimento più ampio, riuscirei comunque a riprendere la situazione in mano con un possibile nuovo movimento short. Capitalizzerei ovviamente il movimento di breve, con poi l'obiettivo di riprendere in mano e accompagnare la posizione short. Quindi sono in ottica short. E poi abbiamo il dollaro Canada. Anche su questo è un mercato dove sono entrato long direttamente nella giornata di venerdì. Anche qui abbiamo sicuramente una view long dollar, dollaro americano. Abbiamo una pin bar molto interessante sul grafico mensile, come potete notare, sul livello chiave 1,26, ancora da triggerare, ma con un settimanale daily molto chiaro che crea proprio in questa zona un classico falso minimo con pin bar, last kiss anche nella zona proprio dove si è creato questo pavimento. L'entrata è stata fatta prima della convalida dello swing, quindi anche qui abbiamo un'ottica long, in ottica ovviamente di acquisto su questo livello si andrebbe a avere una conferma ulteriore della possibile long, ma c'è stato, guardate, questo bellissimo movimento di swing che è partito qui, ha fatto il swing high, swing low che, guardate, ha preso come ritracciamento una zona perfetta. In questo caso, eccolo qua, del 61,8, vedete, di ritracciamento perfetto, pavimento su questa zona anche ex livelli di domanda precedente, con una bellissima last kiss pin bar proprio sul daily, quindi mi ha fatto entrare ancora prima della convalida del setup, che però probabilmente verrà convalidato nei prossimi giorni, e a quel punto ho messo un target qui in zona 1,30 e 45. Anche qui ho guardato un po' quali sono le varie situazioni più chiare. Questo è il primo livello molto importante anche sul settimanale, ed è anche il livello dove diciamo che in linea di massima arriva, per esempio, la prima estensione di questa barra settimanale, che se andiamo a prenderla, eccola qua, arriva a 30,63. Io mi sono messo a 30,45, quindi leggermente più sotto su queste zone di chiusura. Quindi ho preso, diciamo, confluenza, e ho cercato di ragionare dove era meglio inserire questo target. Quindi in questo caso anche qui sempre long dollar, quindi sia euro dollaro che sterlina dollaro che dollaro Canada, vi ho fatto vedere un po' qual è la mia view, e tra l'altro fatalità, sono anche dentro su tutti questi tre trade che, come vi dico sempre, abbiamo anche condiviso con i nostri amici del Platinum. Io a questo punto spero che per questa settimana su questi tre mercati vi ho dato qualche input interessante. E a questo punto io vi saluto, vi auguro un buon trading simple e noi ci vediamo ai prossimi video del canale. Un saluto a tutti.